Dovete seguirmi, signore. Ordine della Santa Inquisizione veneziana. No, la tua roba resta qua. La luna provoca le maree e anche il mestruo delle donne. Il sole provoca la vita e la morte delle piante, l'avvicendarsi delle stagioni e anche la vita e la morte dell'uomo. Nuova visione del cosmo deve per forza corrispondere una nuova concezione dell'uomo. Deve per forza corrispondere una nuova concezione dell'uomo. Se la Terra girare intorno al Sole, così come gli altri pianeti girano intorno al Sole, se esistono altri soli, altri sistemi solari sparsi nell'universo, se ciò è vero, ed è vero, allora Dio non è in alto sopra di noi, fuori del mondo, ma ovunque, in ogni particella di materia, inerte o vivente che sia, è la materia stessa. Fuori, 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 gli stupidi pedanti! Hanno fatto della Sorbona una bottega dell'ignoranza! Noi vogliamo una filosofia libera, una libera ricerca scientifica, mentre voi imponete la vostra volontà di sopraffazione. Noi vogliamo l'autonomia del pensiero e della scienza da ogni autorità religiosa, civile o accademica. Voi volete soffocare ogni manifestazione dello spirito. Così, 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 così possono essere scacciati per sempre dalla Sorbona e da ogni università i bigotti ed i pedanti. Amen, amen, amen. Questa università non aperta a tutti non è giusta. Le cattedre ai sapienti, non ai dogmatici, i banchi a disposizione di chiunque abbia amore per le scienze, un insegnamento veramente libero, una società in cui il lavoro delle mani e quello dell'ingegno siano onorati in egual misura. Soltanto in questo modo può nascere l'homo novus. Fra Giordano Bruno Danola, sei imputato di apostasia, di eresia, di insegnamenti contro la religione e blasfemi, di cospirazione contro la Chiesa e contro il Papa. Questo tribunale che intende giudicarti con equità e giustizia invoca sopra di sé l'illuminazione dello Spirito Santo. Puoi chiedere un difensore. Io pretendo di conoscere l'arte della dialettica, preferisco sostenere la mia causa da solo. È un tuo diritto. Giordano Bruno, ti esorto ancora una volta. Non persistere nell'errore e nel diniego. Così facendo perdi la tua anima e ci obblighi a trattarti con tutto il rigore delle severe leggi di questa santa inquisizione. Devi fare una confessione completa e senza riserve. Pentiti. Abbandona il tuo orgoglio. Umiliati davanti a Dio e alla Chiesa. Quale riforma volevi proporre alla Chiesa? Fuoco! Fuoco! Fuoco!
8 febbraio 1600, anno del giubileo, diciamo, pronunziamo, decretiamo, sentenziamo te, Giordano Bruno, eretico, impenitente, pertinace e ostinato, e perciò incorso in tutte le censure ecclesiastiche e pene imposte dai sacri canoni, e come tale te degradiamo verbalmente da tutti gli ordini maggiori e minori, e ti scacciamo dal foro nostro ecclesiastico e dalla nostra santa e immacolata chiesa, della cui misericordia ti sei reso indegno. Di più, condanniamo e proibiamo tutti i tuoi libri escritti come eretici ed erronei, ordinando che siano pubblicamente distrutti e bruciati nella piazza di San Pietro innanzi alla grande scalinata, e che pertanto essi siano posti nell'indice dei libri proibiti. Ti consegniamo il governatore di Roma perché tu subisca le debite pene, pregando però efficacemente che voglia prendersi cura della tua persona e che tu non abbia a soffrire alcuna mutilazione di carne o di membra. Tenete più paura voi. Secondo quanto stabilisce la procedura, la sentenza è stata letta che pubblicamente all'imputato nella capito, casa signora. Di sua eminenza cardinale Madruzzi, sita in piazza Navona, dal notaio Flaminio Adriano, e ciò viene confermato dai testimoni delegati Francesco Pietrasante e Fra Benedetto Mandina, tenete i quali controfirmano i verbali dopo averne verificata ed attestata la conformità al testo stabilito da questo santissimo tribunale. Tenete più tribunale. Paura voi. Che ha detto? Avete più paura voi. Ha detto avete più paura voi. Ha detto avete più paura voi. Le religioni! Virgo Clemens. A santissima Trinità. Virgo Fidelis. I Giubilei. Speculum Justitiae. Ora pro nobis. Sede Sapientiae. Ora pro nobis. Causa nostra letizie. Ora pro nobis. Vas spirituale. Ora pro nobis. Adorabile. Ora pro nobis. Signe devozioni. Pubblicamente. Ora pro nobis. Cosa mistica. Ora pro nobis. Davidica. Ora pro nobis. Lurris ebunea. Ora pro nobis. Dona Taurea. Ora pro nobis. Federis Arca. Ora pro nobis. Ianua Celi. Ora pro nobis.